Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Focus e Tutorials. Oggi faremo un video un po' diverso dal solito, ovvero una recensione del mio Jeep Cherokee KK. Vorrei parlarvi dei suoi pregi, dei suoi difetti, dei lavori che ho fatto e delle migliorie che potete fare anche voi se deciderete di acquistare un veicolo del genere. Ho deciso di raccontarvi l'idea che mi sono fatta in questi 5 anni di possesso del mio Cherokee. Detto ciò, ora vi farò vedere pregi e difetti della vettura, dentro e fuori, e poi andremo a fare un giro di prova. Allora, la mia è la versione sport, la più economica, si differenzia dalle altre più costose per alcune cose, tipo l'autoradio con navigatore a colori con Bluetooth, questi inserti cromati o verniciati, i cerchi lega più grossi, i sedili in pelle, il volante in pelle e tante altre cose che a me non interessano perché a me interessa la sostanza, cosa che ora andrò a mostrarvi. La prima cosa che vorrei farvi vedere sono le dimensioni del baule. È un vano di carico veramente enorme e pensate, tirando giù i sedili io ci ho fatto stare un TV 65 pollici con addirittura l'imballo. Altra cosa, lo spazio posteriore è veramente tanto, i passeggeri non sono molto comodi. Stessa cosa davanti, c'è spazio in abbondanza sia per il guidatore che per il passeggero. Altra cosa, il bimbo qua sotto, venite a vedere. Questo bel bimbo è un turbo diesel della WM Motori da 177 cavalli con 420 Nm di coppia abbinati a cambio manuale. Con il 4x4 inserito arrampica dappertutto, soprattutto se mettete dentro anche le ridotte. Mi sono spostato perché c'era il sole che rompeva le p***. Comunque, ora vorrei parlarvi di alcuni difetti congeniti di questa macchina. Per esempio, parliamo del riscaldamento poco efficiente. Io per risolverlo, potete vedere anche il tutorial che vi metterò qui, ho installato una pompetta ausiliaria e ho fatto la pulizia del radiatore interno del riscaldamento, così d'inverno sono sicuro di non avere freddo. Un altro dei difetti congeniti di questa vettura sono i tubi del circuito della sovralimentazione originali, ovvero tubi che iniziano a trasudare e potrebbero anche scoppiare. Anche qua risolto completamente installando tubi in silicone della Sanco. Un altro difetto che ho risolto di questa macchina è il freno a mano che non tira. Praticamente per risolverlo potete guardare gli altri miei tutorial, ovvero dovete cambiare le ganasce dei freni posteriori e anche cambiare la leva del freno a mano. Io ho provato anche ad aggiustarlo, provare a ripararla, ma non c'è stato nulla da fare. L'unica soluzione sono ganasce posteriori nuove e leva nuova. Uno degli altri difetti di questa macchina, ma probabilmente di tutte le versioni sport, è il volante in gomma plastica o come lo volete chiamare. Faceva veramente schifo, si stava tutto sfogliando e l'imbottitura si muoveva. Quindi ho deciso di prendere su eBay dall'Estonia un volante di un Jeep Cherokee rottamato in pelle. Installato quello, tutto a posto, molto molto meglio. Un'altra cosa che secondo me non è da considerarsi proprio un vero e proprio difetto sono le sospensioni originali, troppo morbide e dimensionate per il motore a benzina. Quindi la macchina originariamente con il motore a gasolio sta puntata in avanti. Se riesco vi metto anche una foto di come era prima. Io per risolvere questa cosa ho deciso di montare un kit di rialzo con molle e ammortizzatori rinforzati. Infatti vedete adesso che la macchina è più alta ed è dritta. Secondo me sta anche molto molto meglio. Occhio ragazzi che però se installate un kit di rialzo aspettatevi che la macchina in curva e sul veloce diventi molto molto più stabile, quindi fate molta attenzione. Ricordatevi ragazzi, questa è una vettura a trazione posteriore, soprattutto se la rialzate con i fondi sdrucciolevoli o con poca aderenza potrebbe diventare veramente instabile e potrebbe partire il culo. Per risolvere potete semplicemente abilitare il 4x4 e la vettura sarà incollata a terra. Un altro difetto comune di questa vettura sono le pinze originali, perché hanno dei cilindretti in bakelite che tendono a gripparsi. Per risolvere questa cosa potete fare come me, ho comprato delle pinze aftermarket con dei cilindretti in acciaio. Comunque ragazzi, tutto sommato, nonostante sia un fuoristrada, nonostante sia una Jeep, se voi avete un po' di manualità e vi prendete le cose su internet, anche la manutenzione è abbastanza economica. Vi basta pensare che per fare un tagliando io spendo dai 90 ai 100 euro compreso di olio. Un altro lavoro che ho fatto, ma non è un vero e proprio problema perché è comunque relativo a tutte le vetture col cambio manuale, ho dovuto fare frizione e volano a 170.000 km perché il volano si è disaccoppiato. Adesso la macchina ne può fare altri 170.000 se non di più.
Un'altra modifica che ho fatto è sostituire la batteria originale con un'Optima, che è una batteria ottima di nome e di fatto. Grazie Rudy per il consiglio. Ragazzi, non so se ve l'ho detto prima, comunque ricordate che è un 2.8 a gasolio e la macchina pesa quasi 2500 kg, ma comunque si riescono a fare quasi 10 km con un litro, a volte ho fatto anche gli 11, quindi come consumi, considerando tutto, non sono male. Comunque ragazzi, con questo motore, con questo cambio, la macchina va veramente dappertutto, c'ha potenza e coppia da vendere. Se dovete fare un sorpasso, dovete semplicemente andare, voi schiacciate e lei va. Ho installato anche il gancio di traino e tranquillamente ci trae una roulotte da 1400 kg e la macchina non se ne accorge nemmeno. A volte mi sono ritrovato a 120 all'ora in autostrada senza accorgermene. E ragazzi, occhio che pericoloso. Se anche voi state pensando di prendere un veicolo del genere, ascoltate questi piccoli consigli che vi ho dato e vedrete che non rimarrete delusi, anzi, ne sarete veramente entusiasti. Io spero che questa piccola recensione della mia Cherokee vi sia piaciuta e soprattutto che vi sia stata utile. Ora vi saluto e vi aspetto nei prossimi video. Ciao ragazzi e mi raccomando, stay tuned. Ora ragazzi vi faccio vedere come è semplice inserire 4x4 e ridotte. Per il 4x4 prendete la levetta e la mettete 4 VD auto, così il sistema gestisce in autonomia il bloccaggio del differenziale centrale. Guardate, così è il 4x4, lo vediamo dalla scritta e la macchina va con le 4 ruote motrici inserite. Poi per le ridotte invece occorre essere fermi, commutare su 4 VD low, si stacca le SP ed entrano le maxi ridotte. Guardate adesso, andiamo veramente piano, in modo da controllare le salite e le discese ripide, soprattutto con pochissima aderenza, come quando per esempio c'è molto fango o c'è la neve. Ragazzi, guardate che motore, eh? Siamo in salita, non sto accelerando, eh? Questo vuol dire avere un dieselone. Con un filo di gas a 1000 giri si va, beh. Vai, ridillo. Vai, ridillo, ridillo. Con un filo di gas a 1000 giri andiamo in salita. Questo sì che vuol dire avere un dieselone. Solo che di qua faccio dei grandi presi qua. Intervalli. Ma perché balla? No, mi intervalla, poi sono dietro, riprendo molto il cruscotto. Dopo magari te poi li chiudi, quando editi o no. Perché quello ho disattivato il come si chiama? La stabilizzazione, che viene meglio. Quando sul cavalletto, giustamente. Must be in there.